Annyeonghaseyo, Lisemida, ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono Artemisia95 e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come promesso, ecco qua il video acquisti di, diciamo, settembre-ottobre, praticamente dall'ultima volta che ci siamo visti fino ad ora, esclusi quelli di Lucca Comics e Games. Allora, un po' di roba da farvi vedere, quindi cominciamo subito. Partirei dalla J-Pop, per cui ho solamente un volume, ossia Remember, Ankara da Sagashi, numero 3, al prezzo di 5,90 euro. Questo è un seinen horror che sto amando da morire e chi ha visto i miei ultimi video lo sa. Ci ho fatto anche una recensione dei praticamente primi due volumi, quindi proprio a grandi linee. Allora, in questo volume vediamo che la nostra protagonista, Asuka e Bandabella, continuano la ricerca del corpo della loro amica, si riappacificano con Shota e grazie a questo riescono a recuperare altri pezzi. Però nel frattempo Kenji, uno del gruppo, comincia a dare dei segni di stralunatismo. Secondo me è tipo impossessato dalla bambina rossa, la bambina in rosso o qualcosa del genere. Comunque anche lui sembra tipo tentare di uccidere gli amici, si suicida, non si capisce che fa. Tutto un gran bordello. La cosa interessante di questo volume è stata un po' le rivelazioni pochissime del professore inquietante e soprattutto quello che succede al finale, che mi lascia pensare che anche lui c'entri in qualcosa in questa storia, e ho varie ipotesi. O anche lui da studente è stato vittima di questo gioco spietato, visto che ne sa sapere molto, ha tutto un quaderno con le sue regole, eccetera, eccetera, e questa è la cosa più probabile. Però a momenti sembra proprio avere qualcosa a che fare con la bambina in rosso, quindi a meno che non sia stato anche lui tipo posseduto un po' da lei, non credo che sia lei stessa, però non lo so, c'è qualche collegamento. Mi piace perché comunque c'è molto mistero, come piace a me appunto, e poi ti mette veramente tantissima ansia. Quando leggo questo manga veramente sto lì col fiato sul collo, oddio che succede, scappate, questa mi corre dietro, no vabbè, bellissimo, io ve lo straconsiglio, almeno se siete amanti dell'horror potete un po' cagarvi addosso, così questo è perfetto. Poi, Peplet Manga, che come al solito ho più acquisti, intanto vi faccio vedere questo popò di malloppo qua, Abara, sarebbero due volumi in uno, ecco perché è così enorme, questa è l'Ultimate Deluxe Edition, e 13,90 euro. Sì, la grandezza di questo volume spaventa quanto il prezzo. Praticamente è di Tsutomu Nihei, che è lo stesso autore di Blame, di Knights of Sidonia, questi qua, che io in realtà non ho mai letto, mi hanno sempre ispirato, ma non ho mai letto. Però questo in particolare, a parte per la trama, ma proprio per il tratto mi è piaciuto tanto. Cioè, per esempio, Knights of Sidonia. Il primo volume come tratto non è che mi piacesse tantissimo, perché come fai personaggi, per esempio, non è una cosa che mi piace. Poi però vidi un po' qualche tavola con dei mostri e già mi piaceva di più. Qui si parte ancora meglio. Intanto c'è questo bellissimo posterino e diverse pagine a colori, quindi è veramente una bella edizione, tutto sommato il prezzo ne vale la pena. E a parte il tratto dei personaggi, che insomma è caratteristico di lui, mi hanno colpito subitissimo queste tavole con queste scenografie veramente meticolose. Insomma, non so quanto tempo ci avrà perso a farle, ma veramente wow. E poi, vabbè, come al solito, vi dicevo i vari disegni dei mostri, che sono fantastici, mi piacciono tantissimo. Cioè, questa tavola, quando ho visto questa tavola, ho detto, cazzarola, deve essere mio. Di qualunque cosa tratti deve essere mio. No, è veramente, veramente fantastica. Quest'opera, secondo me, sarà bellissima. Infatti, non vedo l'ora di leggerla, perché sì, non l'ho ancora letta in 2 mesi, tipo 1 o 2 mesi non l'ho ancora letta. Però mi ispira una cifra, quindi io ve la consiglio se la trovate ancora in fumetteria. Poi, sempre per Planet, abbiamo la Torre Fantasma numero 4, questa è la serie in continuazione, prezzo 4,50 euro, volume sempre piuttosto massiccio, anche questo è un seinen, sì, un giallo, un po' horror anche qui, e adesso si vedrà insomma che succede. Dal volume 3 le cose sono cambiate un po', la storia ha preso una piega che non mi aspettavo e che per lì mi ha lasciato anche un po'. Non so, quindi non vedo l'ora di leggere questo volume per vedere se questa svolta mi piacerà oppure no. E quindi niente, ancora da leggere. Comunque, L'autore fantasma ve lo consiglio se vi piacciono i gialli.
Poi abbiamo un po' di soggio per le signorine, facciamole contente. Qualche novità, perché non le ho prese tutte le nuove novità, sono veramente tantissime. Io in vista di Lucca Comics mi sono detta, Ise, sarà meglio che rimetti a parte un po' di soldi. E quindi non ho preso tutte le novità uscite in fumetteria, però alcune sì, che mi ispiravano di più, tipo questa, Clover in Love, primo volume di 4, 4,50 euro, insomma il solito prezzo, la solita edizione standard. Clover in Love. Ci sarebbe un po' da parlarne. L'ho preso perché comunque il tratto era carino e soprattutto mi piaceva il protagonista maschile. Cioè, appena l'ho visto, ho detto wow, che pezzo di figo! Eccolo qua. È un po' il classico tipetto da shoujo, capelli biondi, così mi ricorda tantissimo il protagonista maschile di Maid-sama, che adesso non mi viene il nome. Però, insomma, sì, sono un po' tutti uguali, li fanno. Però è un figo, che ci vogliamo fare un figo. Vabbè, la storia diciamo che in breve può sembrare una cosa un po' banale, perché sembra la solita ragazzina che non sa di niente, molto acqua e sapone, che è innamorata del bello della scuola, ovviamente lui si innamora di lei. Allora, detta così può sembrare banalissima, in realtà se scavare un attimino non è poi così banale, perché lui, vabbè, sarà anche il ragazzo più bello della sua classe, della scuola, quel che sia. Però, in fin dei conti, è l'unico che tra tutti i suoi compagni di classe si rende conto che la protagonista di cui è innamorato è alla fin fine il pezzo meglio di tutti. Perché? Perché è una ragazza veramente di buon cuore, insomma, no? Altruista, queste cose qui, dolce, vabbè, sarà anche timida. Però alla fin fine è quella che è molto altruista, che cerca sempre di aiutare gli altri, che presta attenzione a tutti in classe, è sempre pronta ad aiutare anche quando gli altri comunque la prendano per il di dietro. Insomma, in realtà lei è veramente una ragazza d'oro, una di quelle che si trovano difficilmente. E lui è l'unico abbastanza sveglio, l'unico che guarda al di là della superficie e che se ne rende conto, e di conseguenza è normale che sia innamorato di lei. Quindi, insomma, alla fin fine non è per niente una cosa banalissima. Ed è carino anche perché a momenti si vedono un po' i pensieri di lui. Di solito gli shoujo sono molto più concentrati dalla prospettiva di lei. Invece qua c'è qualche momento in cui, insomma, si vede, insomma, dagli occhi del protagonista maschile. E la cosa mi piace. La cosa che mi piace un po' meno è che già dal primo volume, i due si capisce che già si piacciono, sono lì per mettersi insieme. Ma d'altronde, gente, è una serie di 4 volumi, quindi è normale che vada anche un po' veloce. Quindi, Lisa, che cavolo ti lamenti? Poi, sempre shoujo, questi sono stati 2 recuperi. Il numero 4 e il numero 5 di Per colpa tua mi batte il cuore. E niente, si conclude questa miniserie veramente carinissima. Devo ancora leggere il quinto, sì, il quarto l'ho letto, quindi non so come finisce. Guai a voi se mi spoilerate. Comunque mi è piaciuta veramente tanto e mi piace veramente tantissimo anche il tratto dell'autrice. Se non sbaglio, ho visto che adesso è stato annunciato, non mi ricordo da chi, che uscirà qualche altro volume. O forse no, forse non era questo, però non vorrei dire una cavolata, quindi è meglio star zitti. Mi sembrava che dovesse uscire un'altra opera di lei, ma forse no, forse era qualcos'altro, niente. Ma comunque sia, spero che in futuro faranno uscire altre opere di Risa Konno, perché questa comunque è stata molto carina, mi è piaciuta. Poi, un recupero di una serie vecchia che avevo preso il primo volume molto tempo fa in fumetteria e un giorno me la sono trovata lì gli altri 3 numeri e ho detto, oh mio Dio, è Natale! E niente, sto parlando di Io sono un lupo, ho preso i volumi 2, 3 e 4, guardate che copertine carinissime. Questi costicchiano perché sono 6,50 euro per la Planet, sempre ovviamente. L'autrice è Nachiyuki. E la cioè, in realtà non capisco il prezzo perché, a parte la sovraccopertina, non ci sono pagine a colori. Magari la carta è un po' più bella, è quella carta un po' leggermente, no? Più lucida, più bianca, un po' trasparente, ma chi se frega. Cioè, in realtà l'edizione è anche carina, non ci sono pagine a colori, però a questo prezzo potevano anche mettercele. Ma comunque sia, questa serie mi sta piacendo tanto. Come vedete non l'ho finita, sono quasi alla fine del volume 3, però a me è piaciuta fin da subito perché mi ha fatto ridere tantissimo. E quindi se la trovate io ve la consiglio. Poi allora, per la Bright Monk abbiamo finito. Allora passiamo alla Star Comics. Per la Star Comics, allora, visto che si parla di recuperi, tempo fa, sono andata in un'altra fumetteria e sono riuscita a recuperare un po' di numeri di Mars, che è una serie veramente vecchia. Ho preso il 3, 4, 5, 6 e 7 e vi faccio velocemente vedere anche le copertine.
Questo shoujo era molto acclamato, uno di quegli shoujo classici, no? Che devi veramente avere in libreria se sei un amante degli shoujo, dei manga in generale, ma più che altro per le ragazze si parla. Però in realtà io per adesso non ne sono poi così tanto appassionata, nel senso, non si può dire che sia uno shoujo come gli altri, che non sia uno shoujo superficiale, eccetera, eccetera, perché qui anzi la drammaticità veramente fa da protagonista. E quindi voglio dire, ogni personaggio è ben caratterizzato, la sua storia, tutte quelle cose lì. Però a me non sta prendendo tantissimo, non capisco perché, però in realtà non mi sta prendendo più di tanto. La cosa invece interessante è che siccome il protagonista fa le corse in motocicletta, ci sono un po' rimasta quando ho visto comunque per la prima volta in un manga delle tavole, delle scene dedicate a una gara di corsa, che io non le guardo nemmeno nella realtà. È che mi abbia presa, ecco, quando trovo un manga così che riesce a farmi appassionare perfino ad uno sport che magari non ho mai considerato, che soprattutto dico, bah, cosa saprà mai leggerlo in un manga? Cioè, invece no, da quel punto di vista è riuscito a appassionarmi, quindi mi stavo pure appassionando alle corse, no? E quindi almeno questa gliela posso dire. Non posso dire che è un manga brutto per niente, insomma, come shoujo sicuramente ne vale la pena, però a me personalmente non sta prendendo così tanto di dire che sono stracuriosa di vedere cosa succede nel volume precedente, ecco. E soprattutto è un pochino difficile da recuperare. Però comunque il sito della Star Comics ce l'ha, quindi male che vada, se non lo trovate nelle fumetterie, insomma, sapete dove prenderlo. Poi, tanto per continuare sugli shoujo, questa è un'altra novità, Atsuharu, la primavera del mio amore. Il prezzo qui è 4,30, mentre di marzo, che non vi ho detto, questa siccome è vecchia, 6.000 lire, no vabbè, 3,10 euro. E mentre allora questa novità è stata carina. Carina perché finalmente un manga, uno shoujo dal punto di vista totalmente maschile. Allora, già qui si premette molto bene, lasciando stare il fatto che anche qua, come un po' Clover in Love e altri mini manga, miniserie, già dal primo volume, insomma, i due. Più che altro lui, diciamo, e il protagonista in questo caso va praticamente a innamorarsi di una tipa che conosce da una vita perché ci faceva l'elementare anche insieme, che però non si è mai calcolato, anche perché l'ha sempre considerata una sorta di teppistella, no? Un po' bulla, un po' aggressiva, per niente femminile, quel tipo così, e quindi non se ne è mai considerata. Un giorno lei lo picchia perché ha fatto soffrire la sua migliore amica, e lui gli scatta qualche cosa e comincia a innamorarsi di lei. Sì, allora a parte questa premessa che non è proprio il mio modo preferito per cominciare un manga, però diciamo che sì, carino perché finalmente si vede da un punto di vista maschile, però essendo scritto comunque da una donna, a parer mio, si sente parecchio l'influenza di una mano femminile dietro. Sarebbe veramente interessante se un uomo, una volta tanto, si mettesse lì a scrivere una storia d'amore e ci facesse veramente vedere come la vivono gli uomini dal loro punto di vista. Noi siamo molto romantiche e tutto, però i maschi sarebbe sicuramente più interessante, però vabbè, è chiaro che gli uomini mangaka non sono poi così interessati a fare gli shoujo, insomma, magari nemmeno li saprebbero fare per tanto e tutto, però insomma, non mi lamento perché è già una cosa un po' diversa, però secondo me non raggiunge proprio il massimo massimo, ma insomma gente, è il primo volume, stiamo a vedere. Quasi concludo, abbiamo l'ultimo volume che ho comprato dalla Star, che è il numero 3 di Freak Island, ancora da vedere, ancora da vedere, ancora da leggere, quindi non vi dico niente. Prezzo 4,90 euro per questa comunque edizione con la sovracopertina, quindi insomma ci si può stare. Infine, l'ultimo non è stato nemmeno un acquisto, ma è stato un regalo che mi è stato fatto dalla ragazza del mio fratello e che posso considerare ufficialmente il mio primo fumetto italiano, diciamo, più o meno. E si chiama Demone Dentro di Mattia Iacono, spero di averlo pronunciato bene. Non so nemmeno bene di cosa parla, sinceramente. Carino perché comunque questa edizione è grande, la copertina rigida e dentro abbiamo prima questa bella carta con tutti questi piccoli mostriciattoli. Pagina iniziale, non si vede niente e poi comincia. So già che quando andrò a leggerlo, comincerò a leggerlo al contrario, perché tanto ormai sono abituata. Ovviamente il tratto è molto diverso, non c'entra niente con i manga, quindi dovrò un tantino farci l'occhio.
Però sono contenta di avere anche un'opera italiana. A proposito di questo, una mia amica, una mia recente amica, mi sta convincendo a comprare anche i fumetti italiani. Io la strozzo. Guarda, Giulia, se stai guardando, io ti ammazzo, perché per colpa tua spenderò altri soldi. E Butterfly Effect, se non sbaglio il nome è questo, è l'opera di queste ragazze italiane che mi sta attirando di più. E mi sa che ben presto la vedrete in un video acquisti. Comunque, era tutto. Allora, il prossimo video sarà un video su Lucca Comics. Come al solito avevo detto di chiacchierare poco, ho fatto già 15 minuti, quindi mi sbrigo a salutarvi e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti per l'attenzione. Annyeong, un bacio!